Buongiorno, buongiorno Buongiorno Bruno. di Somma, buongiorno. Come Ciao Ottavio. Ciao. stavamo dicendo, direttore, prima di addentrarci nelle questioni calcistiche, in questo momento naturalmente è difficile e sono prioritarie altri aspetti. Chiedo al Salvatore di Somma, uomo, come sta vivendo questi giorni di emergenza? Ma come lo sto vivendo? Come lo stanno vivendo tutti gli italiani, con apprensione, con paura, con preoccupazioni. Questo è un nemico invisibile, noi riusciamo a capire dove vuole arrivare. Di danni ne sta facendo tantissimi, speriamo che si possa risolvere il prima possibile questa situazione e che riusciamo un po' tutti, ecco, a ritornare a una vita normale. Ottavio, per aprire anche con lei, direttore, il libro dei ricordi, le volevo chiedere, il mondo del calcio come sta rispondendo a questo tipo di emergenza senza precedenti? Ma come sta? Io leggo qualche notizia, ecco, sui siti, su qualche giornale. È una situazione anche calcisticamente, è una situazione drammatica, una situazione dove io credo che la lunga parecchie società ne pagheranno le conseguenze, specialmente nella nostra categoria, ecco, in Lega Pro ci saranno società che non avranno la forza di potersi iscrivere al prossimo campionato sicuramente. È una situazione drammatica, però io devo dire con grande onestà, la priorità per adesso siamo noi, ecco, nel senso che questo virus ci deve diciamo un attimino lasciare in pace, ecco, perché la vita è la cosa più importante che c'è. Il calcio sicuramente per me viene in secondo momento, ecco, assolutamente. Insomma, fa piacere averla con noi. Questa mattina ci conosciamo da un po' di anni. Sì, Volevo, Ottavio, sì, ti posso. sì. Da qualche anno, Ottavio, da qualche anno. Da tanti, tanti anni, dall'inizio dell'avventura di Telenostra, possiamo dire. Tu sei stato sempre un leader. Ovviamente è inutile sprecare parole d'elogio per te, però ci hai messo sempre la faccia con il tuo carisma, anche nei momenti più complicati della vita irpina, non solo quando magari la squadra soffriva in campo. Come prima domanda, anzi, più che domanda, era un invito. Lei, di somma, anzi tu, di somma, sei Dammi del tu, Ottavio, dammi del tu. un riferimento assoluto per la comunità. La puoi invitare comunque a rispettare le norme ancora di più e a restare a casa, perché noi giornalisticamente stiamo facendo anche questo tipo di impegno, ci stiamo impegnando anche in questo senso, al di là di tutto, di far rispettare alla comunità intera quelle che sono le norme al momento, le uniche, per cercare di fronteggiare questo nemico invisibile. L'invito ai cinesi a restare a casa. Sì, assolutamente, Ottavio, non abbiamo alternativa, ecco, se vogliamo combattere questo nemico invisibile, questo serpente, come dice Capuano, lo possiamo combattere solo in questa maniera, rimanendo a casa tutti. Io vedo che la gente ha capito, no, la drammaticità del momento e hanno capito, abbiamo capito un po' tutti come comportarci. L'unico, come dire, l'unica arma che abbiamo noi è quella di rimanere a casa. Purtroppo è dura per tutti, però non abbiamo alternative, restiamo a casa tutti. Fare squadra, tra l'altro, Salvatore, in questi momenti così difficili, farci compagnia, cercare di trovare la forza anche nei ricordi, come stiamo facendo ogni mattina con i colleghi. Abbiamo sentito Giuarì ieri, abbiamo sentito stamattina anche Barbadillo. A tal proposito, ti volevo chiedere, giusto per alleggerire anche il clima, che rapporto avevi comunque con questi campioni quando venivano ad Avellino in Irpinia? Ma vedi Ottavio, voi avete iniziato un'iniziativa bellissima, ecco, dove
coinvolge Bottuti, dove dà un po' di sollievo, ecco, un sorriso al popolo irpino, facendo rivedere un po' questa immagine di qualche anno fa, riproporre, ecco, questi ex calciatori che hanno fatto un po' la storia dell'Avellino. Il mio rapporto con questi ragazzi è stato sempre un rapporto stupendo, ecco, un rapporto straordinario. Io facevo un po' da chioccia un po' a tutti questi ragazzi che venivano a giocare ad Avellino, e mi sento spesso con loro, con i Barbadiglio, con i Giovarì, con i Piotti, con i Cattani, con i Beruato, con tutti, ecco. Noi abbiamo così negli anni instaurato un rapporto straordinario, ecco, un rapporto straordinario tra di noi e un rapporto straordinario con l'Irpinia intera. Gli anni della Serie A con una squadra che comunque veniva fuori, possiamo dire, a testa alta anche dalle macerie del terremoto, ci possono insegnare qualcosa, Salvatore, in questo periodo così difficile? Vedi, Ottavio, noi siamo usciti da situazioni drammatiche nei vari campionati che abbiamo disputato assieme alla gente di Irpinia. Se tu ricordi il terremoto, il calcio scommesso, queste annate, viverle già dall'inizio con la preoccupazione, con le paure, ecco, di raggiungere una salvezza il più possibile. Abbiamo sempre lottato assieme al popolo irpino, e questo è il momento di lottare tutti assieme e sconfiggere questo maledetto virus che ci sta rovinando la vita, ecco. Lo dicevo prima e lo ripeto per l'ennesima volta: dobbiamo restare a casa tutti. A casa tutti, e ti chiedo pure, Salvatore, perché tu conosci bene la nostra provincia, anche i tanti ex calciatori che spesso vengono intervistati dai network e nominano spesso te come bandiera, come riferimento assoluto del curriculum dell'Avellino, del percorso glorioso in Serie A della nostra squadra. Volevo chiedere a te, che conosci il territorio, ma anche chi l'ha praticato anche a livello sportivo, cosa ha di speciale la nostra terra e la maglietta dell'Avellino, la maglia biancoverde? Ma di speciale cos'ha? Di speciale questa terra ha l'umiltà, ecco, l'umiltà, ha la passione e l'amore verso questa maglia, verso la propria squadra, e l'ha dimostrato negli anni sempre, questo amore sviscerato verso i propri colori. E noi abbiamo, come dire, cercato, ecco, di dare questo nostro piccolo contributo, ecco, a questa passione che il popolo irpino ha per la propria squadra, e lo sta dimostrando negli anni, sempre, in qualsiasi categoria. Io ricordo l'anno scorso la partita di Rieti, no? La partita che valeva la promozione in Lega Pro, c'erano 7-8 mila, 10 mila avellinesi, ecco, in una partita di interregionale. È qualcosa di straordinario, questa la dice lunga sull'amore, sulla passione che hanno gli avellinesi per la propria squadra. Grazie Salvatore, in bocca al lupo è caso di dire, però ti rinnovo questo appuntamento, ci vedremo presto e ci vedremo in Serie A, che ne dici? Speriamo il più presto possibile, Ottavio, speriamo il più presto possibile.